Eccoci mister, grande attesa, grande caldo, abbiamo portato a casa comunque il risultato. Come ha visto i ragazzi in campo? Ma dai, abbiamo fatto un buon allenamento, è stata una partita importante, sia per noi che per loro, perché anche loro cercavamo insomma di capire se c'era l'entusiasmo in questa squadra, che sicuramente dopo tre buoni campionati, perché sono partiti dalla terza categoria, si trovano in promozione, per cui quello che pensavamo è con una squadra che avesse entusiasmo, per cui l'avevo detto sinceramente ai miei ragazzi, di provare a cercare il gol sin dall'inizio, per cui è stato fortunato che l'abbiamo trovato, poi ci siamo un po' tra virgolette rilassati, abbiamo lasciato giocare un po' il team dei biancorossi, però alla fine penso che il risultato sia questo. Non ricordo grosse parate di Bardella. Sì, beh, loro hanno avuto due occasioni che sono andati abbastanza vicino allo specchio della porta, che sono state abbastanza pericolose. Però una volta rimasti in 10, ha temuto un po' o no, visto che non abbiamo visto cambi particolari? Beh, cambi particolari, ne abbiamo fatti 5. No, nel momento che siamo rimasti in 10. Ma sicuramente avevo dei giovani in panchina, per cui avevo parlato con Pivetta appunto che si appostasse lì sul ruolo di De Cecco, per cui Pivetta è un altro esperto, un altro ragazzo che sa l'occorrenza essere utile, ecco, come sempre. Insomma. Per cui in quel momento là dovevamo solo cercare di gestire un po' il risultato e di capire di arrivare fino alla fine. Per concludere, si è sentito da fuori gli spogliatoi il grande entusiasmo dei ragazzi, perciò grande euforia. Come chiudiamo questa intervista? La chiudiamo andando avanti e cercando di capire tutti che siamo qua come gruppo, che stiamo lavorando bene, abbiamo una società vicina importante, per cui cercheremo, ecco, di essere così positivi in tutto il tempo. Bene, grazie mister.